E ci risiamo di nuovo in via De Gasperi, di nuovo in una traversa dove insistono numerose villette e dove gli abitanti delle stesse si sentono cittadini paganesi dimenticati dalle istituzioni, inascoltati, impauriti dal degrado che li attorna, arrabbiati infine e quindi pronti a segnalare ancora una volta ciò che porta la loro vivibilità ai livelli più bassi. Pagani dunque, traversa di via De Gasperi, una delle strade più trafficate dell'intero agro, tra le più corpose anche per la presenza di esercizi commerciali e abitazioni, come in questo caso, villette, piccole palazzine, dove si pensava poter vivere in tranquillità con servizi a portata di mano. Invece no, non è così. Hanno già denunciato la gravissima presenza di rifiuti di ogni genere nei giorni scorsi, così come evidenziato in un nostro servizio andò in onda nel TG di venerdì scorso. Sono passati alcuni giorni, ma nonostante le segnalazioni, i rifiuti sono ancora lì, ammassati tra le erbacce alte, che forse nascondono anche qualche animale potenzialmente pericoloso, vedi ratti o serpenti. Materiale di risulta, porte addirittura, TV, computer dismessi, addirittura pezzi di frigoriferi e poi ancora pneumatici e la preoccupazione crescente perché in questa zona i residenti temono possa nascondersi anche materiale dannoso, cioè l'amianto. Se non bastasse, durante il fine settimana in particolare, questa zona di via De Gasperi è diventata un inferno per i residenti, perché arrivano a parcheggiare in tutte le ore della giornata utenti che spesso in modo incivile sostano perfino davanti agli ingressi delle abitazioni, con tutto quello che ne consegue. Una visitina dei vigili urbani al sabato e la domenica non guasterebbe. E ancora, questa fetta di territorio è di competenza comunale oppure di privati? I cittadini attendono risposte, vogliono capire perché non ne possono più. Se tra le erbacce si nasconde per davvero anche l'amianto, bisognerebbe non intervenire subito, ma immediatamente, effettuando un sopralluogo e verificando. È davvero così difficile?